Per esempio, una cosa dirompente che rispetto a come viene normalmente inteso il metodo di ricerca qualitativo più diciamo, strutturato, per così dire più obiettivo e neutrale, è per esempio intervistare persone a te vicine. Mi ricordo una volta, ancora un amico sociologo che studiava in Francia, quando scoprì che io avevo intervistato la madre di una mia amica, quindi la tesi di master non conta, la madre di un'amica che aveva una domestica di nazionalità filippina e io l'avevo intervistata. E addirittura invece abbiamo nel femminismo, cioè, insomma, nell'accademia femminista c'è un libro bellissimo di Carol Skidman, che è una storica orale, che ha fatto un saggio, che è il suo dottorato, su sua madre, come rappresentante della classe media inglese che lotta per affermare i piccoli privilegi che ha, quindi anche un ritratto abbastanza impietoso di questa povera madre che le ha dato una figlia così e che si chiama Landscape of the Woman, quindi è un ritratto proprio anche insomma, cinico di questa classe media. E tutto è possibile, intervistare amici, intervistare se stessi. E io quando però se devo dire un metodo di ricerca che è molto vicino a quello che mi piace sperimentare in realtà è quello offerto da un uomo che purtroppo capita e anzi forse c'è da spiegare cosa da dire se perché poi ci decidiamo sempre più due punti eccetera ed è questo ritratto piccolino ed è Jean Hoffman, che non so se lo conoscete, questo sociologo che per esempio ha fatto Jean-Claude Kaufmann, è un cognome tedesco ma lui è francese, e ha fatto per esempio questo saggio di sociologia sul topless in spiaggia, andando su tutte le spiagge francesi intervistando la gente che sia donne in topless, sia persone che non lo erano, uomini e donne, ma voi che ne pensate, come cambia, è un'analisi anche molto di diciamo, geografia antropologica. Su come il topless ha cambiato il modo in cui i francesi vivono la spiaggia, il mare, il corpo, la nudità e tutto quanto. Ha fatto anche un altro saggio sul lavoro domestico, quello che mi interessa di più. Lui fondamentalmente è un bordeliano e però ha elaborato questo metodo comprensivo che riutilizzando un po' Weber che dice la comprensione è la strada per la spiegazione, no? E quindi la comprensione come momento fondamentale e quindi vedere il soggetto con cui tu entri in relazione come un soggetto che produce significati, a cui non stai semplicemente chiedendo cosa ne pensa, ma che sta producendo in quel momento e in generale nella tua vita, dando senso alla pratica, alla storia che ti sta raccontando, e quindi sia una questione di sapere incorporare alla bottiglia, eccetera, eccetera. Ora, la cosa che è interessante è che lui ti dice, per esempio, ti dice come usare i questionari. Allora dice, immaginate che, pure qui faccio una traduzione un po' improvvisata dal francese, immaginate un questionario, allora io arrivo a fare il questionario a Gaia e inizio a leggere le domande scritte, magari il tono è anche un po' monotono, cosa succede? Succede che si crea una gerarchia fra me che faccio le domande e la persona che le ascolta e che inizia a percepire come se la sua presenza fosse funzionale per me al raggiungimento dell'obiettivo di rispondere a tutte le domande e poi vado a casa. Dice, immaginate questo tono monotono e invece no, quella che lui chiama l'intervista comprensiva rompe questa gerarchia. Il tono da trovare è molto più vicino a quello di una conversazione fra due individui uguali che non ha un questionare, un fare domande dall'alto. E quindi a un certo punto succede che ci si rende conto che si sta parlando insieme dello stesso tema di ricerca, lo stesso tema che è il tuo tema di ricerca, che per quella persona è il tema di quella conversazione. Io spesso ho la sensazione, quando quelle interviste che vengono meglio, poi non tutte le interviste purtroppo vengono bene, che a un certo punto ci si sta cercando di risolvere un problema insieme. Perché è successa questa cosa? Questa cosa mi stai raccontando, tu come la vedi, perché come la spieghiamo, no? E quindi visto in maniera molto ideale, tu stai facendo teoria con quella persona. E è vero che alcune persone che tu intervisti a volte ti forniscono strumenti teorici per poi analizzare non solo la loro storia, ma quella di storie comparabili. E forse sembra una cosa un po' idealistica da dire, ma è vero che a volte la si tocca con mano. E quel momento in cui la tocchi con mano è un momento
che ti porti poi appresso anche magari nelle interviste, quelle un po' in cui questa cosa non la senti. E quindi non stai facendo domande sull'opinione di questa persona, ma gli stai chiedendo, la stai interrogando perché possiede un sapere prezioso che chi fa le domande non ha. A qualsiasi cosa esso sia. Il problema qual è? Il problema è trovare la domanda giusta, la domanda migliore, quella che devi fare al momento opportuno. Quindi la domanda che risponde male a un silenzio, capire se c'è un imbarazzo, ma anche capire se c'è invece un desiderio di parlare oltre di quell'argomento, anche se magari non è un argomento che è nel tuo questionario che ti hai fatto a casa, perché come tutte le brave studentesse bisogna farsi prima una griglia prima di andare a fare le interviste, e quindi quella griglia deve essere disposta anche a metterla in discussione se capisci che c'è dell'altro materiale prezioso. La domanda migliore non viene mai suggerita dalla griglia che hai preparato, ma è la domanda che arriva a partire dall'informatore, da chi ti sta informando, e penso che chi ha fatto interviste questa cosa la senta. Ora, in tutto questo era solo il preambolo, come entrano, voi avete utilizzato moltissimo, quel che ne so, un approccio abbastanza intersezionale alla differenza, e quindi anche avete parlato di femminismo nelle sue articolazioni, che fa proprio questo tipo di approccio, e quindi io inizierei a parlare di come il genere entra nel momento dell'intervista, ma anche osservazione partecipata e tutto il lavoro che si fa nel terreno, quando si va sul campo. A Giulia ha mandato tre articoli in PDF. Sono tre articoli molto semplici, che hanno un po' lo stile di tutte le pubblicazioni su queste questioni di metodologia, che sono un po' di ricercatrici che hanno avuto delle esperienze particolari e si mettono lì a raccontare la propria esperienza, perché è sui generis rispetto a esperienze già raccontate e come loro la interpretano. Uno di questi, forse mi sa che è quello che non ha mandato, è di una coppia di ricercatrici, perché era un po' noioso, ho mandato le cose un po' più così, proprio interessanti. Questo è il parte un po' più rigido come articolo, sono due ricercatrici, entrambe bianche, americane, giovani, alle prime esperienze sul campo, insomma, non è il loro dottorato, però insomma sono delle ricercatrici non, diciamo, alla fine della propria carriera, che confrontano le loro due esperienze. Una ha fatto una ricerca sulle donne e uomini che lavoravano in maniera precaria, sottopagata, negli alberghi. Quindi una di queste prende, si fa assumere per un anno anche lei come cameriera in uno di questi tipi di alberghi negli Stati Uniti. E fa lì, lavora giorno e notte, fa le camere, li mette a posto, tutto quanto lavorando con loro. L'altra invece è una donna che fa una ricerca in Centro America sui movimenti di guerriglia armata, sulla partecipazione politica, un altro tipo di tema, però anche per lei a un certo punto il suo genere, la sua identità di genere diventa rilevante. E loro parlano di questa cosa che è lo strategic deployment of gender, cioè di come a un certo punto tutte e due, nonostante poi fossero femministe, di definirsi femministe, hanno dovuto strategicamente usare la loro identità di genere così come era codificata per creare un rapporto con le persone con cui lavoravano. Immaginate questa che lavorava tutto il giorno nell'albergo e che a un certo punto c'erano le altre donne che parlavano in maniera, non so, da questi discorsi, no, come si fa la ceretta, il fidanzato mi ha detto così, quella mi ha detto cosa, anche discorsi che tu individualmente non è il massimo per te condividere con le tue amiche, ma che in quel momento hai bisogno di usare in maniera strumentale quella codificazione del genere condivisa, questo che loro chiamano lo script, no? Tu entri in situazione e capisci che la normalità è una. E tu in quel momento il tuo scopo è costruire un rapporto, proprio si dice in maniera tecnica, in inglese, il rapporto con le persone che tu hai sul campo. E per fare questo devi mettere un po' da parte quello che magari sono la tua maniera individuale di vivere, la tua appartenenza di genere, e collegarti a loro. E quindi anche per parlare di cerette, parlare di questi bei discorsi che però ti fanno riconoscere dalle altre come donna come loro. E su questo è il loro rapporto, in cui magari poi parli del perché quel giorno non ti hanno pagato gli straordinari. E qual è il problema? Perché non ti hanno pagato gli straordinari? Perché non avete fatto lo sciopero? Perché lo avete fatto? Cioè.
Il suo problema, per esempio, è come reagire quando ci sono affermazioni omofobe all'interno di questi discorsi, e quindi lei capire con che tipo di espressioni facciali fare o non fare, per capire che lei non è d'accordo con queste affermazioni omofobe, ma al tempo stesso non creare una frattura con lei e questo gruppo, perché l'avrebbe pagata per il caro in termini poi di relazioni future con questo gruppo di persone. Ed è veramente interessante, perché il genere, come lo scritto, viene considerato normale e che sul campo tu ti trovi ad utilizzare. E l'altro articolo invece va, sono articoli che ognuno ha su diversi casi. L'altro articolo invece, questo lo dedico a Daria Giuliani che è qui, e che è sulla whiteness. E, cioè, la storia è molto, molto carina, un articolo breve di una ricercatrice statunitense che arriva in Mozambico, a Maputo, e sa che un signore locale andrà a prendere alla stazioncina del pullman, non so dove, e lei si ritrova lì da passata ormai mezz'ora, poi passa un'ora, il tempo va avanti, e rimane lì da solo davanti a questa stazioncina, nessuno la viene a prendere. Lei parla portoghese, il Mozambico si parla portoghese, con un signore, e tutto il tempo, e poi a un certo punto, non so perché, con questo signore passano dal portoghese all'inglese. E a quel punto un uomo che era distante, che era lì da pure lui da un'ora, sentendola parlare inglese, si avvicina e fa: ma è lei la signorina Anderson? Sì, sono io, mi scusi, io pensavo che lei fosse bianca. Quindi lui era tutto il tempo a aspettare una donna bianca che arrivasse, invece è arrivata una donna appunto africana-americana, e lui non l'aveva riconosciuta come una possibile persona che veniva dall'università a fare una ricerca sul campo. E la sua esperienza sul campo di 2 mesi è interessante non solo perché lei in un certo senso delude le aspettative delle persone che l'aspettavano, che quando lui l'accompagna nella casa dove gli aveva trovato alloggio, questa famiglia, che è una famiglia del Mozambico, però portoghese, di origine portoghese e bianca, ha problemi ad ospitare una donna con la pelle nera in casa sua. E quindi lui la deve giustificare che c'è stato un errore, lui non si aspettava che lei fosse nera. Ma la cosa più interessante, un'altra cosa molto interessante, è che lei si trova a sperimentare come la cultura africano-americana viene percepita nel resto del mondo e come venga percepita come estranea a quell'accademia americana che produce sapere e conoscenza nel mondo. Quindi continuamente, su una serie di affermazioni, una serie di momenti, lei percepisce questa piuttosto estraneità della popolazione nera negli Stati Uniti d'America. L'altro articolo, io così vi dico un po' tutti gli aspetti, diciamo, sto cercando di entrarci in una maniera molto intersezionale rispetto, quindi abbiamo avuto il genere, abbiamo avuto la razza così come costruita nella storia statunitense. E, poi c'è l'articolo invece dal punto di vista sempre della partecipazione della Marsha Hardy, che tra l'altro una mia amica, quindi mi ricordo che lei stessa parlava di questa esperienza sul campo, dove lei, essendo una canadese di origine indiana, cresciuta a metà fra il Canada francese e poi il Canada di lingua inglese, quando va a fare ricerca in India, ma l'ho sentita parlare anche di quando va a fare ricerca a Cipro, quando va a fare ricerca in altre parti del mondo, ha sempre questo problema di essere non identificata bene, no? Allora, quando è in India gli dicono: tu sei canadese, ma i tuoi genitori, la mamma del Kerala, il padre ha... E continuamente messa in discussione la sua indianità, la sua canadesità, canadesicità. E poi si trasferisce in Inghilterra, quindi diciamo lei usa tutta una strumentazione teorica che prende a pieno mano dalla teoria postcoloniale, se leggete l'articolo lo vedete, per discutere come tutta la teoria sulle identità cosiddette ibride, l'identità mista, métissage e tutto questo tipo di elaborazioni che già conosciamo, entrano poi nella sua esperienza sul campo e rendono il suo lavoro di ricerca quanto mai difficoltoso. Lei secondo me poi non va tanto oltre a dire come questo rientra nella elaborazione dei suoi risultati, si ferma un pochino a parlare della sua esperienza soggettiva. Molto interessante invece l'altro articolo, che è di una olandese, questa Nelson, che ha fatto ricerca sul campo con donne che si prostituiscono a Lima, in Perù.
e sostanzialmente il fatto che il suo lavoro sul campo è stato una tragedia, nel senso che la gente non le parlava, c'erano lunghissimi silenzi dopo le sue domande e non so come le è venuto in mente, francamente si è portato un assistente di ricerca che era un uomo, l'uomo locale, probabilmente per le venute da questa, per cui tutte parlavano con lui, quando lei si avvicinava si azzittivano e quindi lei insomma, era un po' lì arrotolata le maniche, ha deciso di scrivere un dottorato sui silenzi e capire perché su certe cose che le diceva la gente rimaneva così, le ghiacciava l'atmosfera. Su certe cose facevano un'espressione della serie, guarda questa che cosa non ha fatto, e parlavano poi, l'argomento era sempre su cose che a lei non interessava, cioè dove riuscivo a avere una conversazione fluida era proprio su quello che non era il suo tema di ricerca. Non credo che questa sia l'esperienza di tutte le persone che fanno ricerca sul campo nell'ambito di prostituzione, sex work, perché ci sono altre teoriche, per esempio la Russell Parenyas, che è una teorica americana che ha fatto tantissima ricerca sul campo con donne nella lap dancers filippine in Giappone e che è riuscita a integrarsi, insomma, è riuscita a fare un'esperienza di qualche mese con loro, vivere con loro, dormire con loro e ha delle ricerche, interviste ricchissime. Però è interessante come lei invece decida di ragionare sui silenzi e il suo, lei a un certo punto dice, ma forse il problema è che lui era uomo e io ero donna e quindi lui poteva usare degli strumenti di seduzione, se vogliamo, con le donne che si prostituivano che a me erano precluse. Poi forse c'è anche il problema che io ero bianca eppure olandese e lui invece era di là. Cioè lei poi fa un ragionamento per tappe. Ora, quello che a me interessava discutere con voi, abbiamo visto queste esperienze di persone che non conosciamo, persone così un po' per caso. Volevo chiedere a voi se avete sentito mai in maniera palpabile, predominante, diciamo, uno o più dimensioni. La differenza tra voi e le persone con cui eravate in relazione di intervista prendo il sopravvento e poi vi faccio sentire invece l'audio di un'intervista che ho fatto io recentemente e volevo chiedervi secondo voi dov'è che avevo sbagliato e poi vi volevo anche raccontare come invece l'intervista che ho fatto in passato la questione per esempio della razza è entrata però prima se c'è qualcuno di voi che a cui questi racconti che facevano hanno risvegliato. Questa cosa che ricevi tu del gruppo strategico della propria appartenenza Sì. in generale mi è capitata lì, ma ero lì per tutt'altro, lavoravo con i familiari di Sidos, però la questione femminile lì è abbastanza importante, si vede anche la storia del conflitto armato interno. E questa strategia di cui tu parli, io non vado mai dal parrucchiere. Qui in Italia invece lì avevo cominciato ad andarci perché avevo trovato questa donna che appunto faceva la parrucchiera, che era un pozzo di saperi, anche di dinamiche di genere. Poi per voi è un paese altamente macista, no? Quindi mi interessava capire determinate cose, per cui io ho passato i primi 3 mesi a parlare con lei di cerette, colori di capelli per poi arrivare a farmi raccontare le sue esperienze di violenza familiare, quindi proprio accettare di usare strategicamente questi discorsi di cui non mi fregava assolutamente niente, poi mi ha portato a scoprire certe cose che poi ho utilizzato anche nel lavoro, che facevo con le donne che avevano perso familiari durante il conflitto armato, quindi questo è assolutamente una cosa in cui mi sono ritrovata. E che non avevo mai definito come l'hai definito tu, però. Sì, questo uso e mostra di poi, no? Mostra strategicamente cosa piace utilizzare. Gli è capitato, tu stai guardando qualcosa? È capitato, tu hai Sì, mi è capitato di anche a me di fare uno strategico in realtà poi mi veniva da pensare che è quello che comunque fai sempre nella vita, non solo nella ricerca, nel senso che comunque c'è tutto
tutti noi ci capita di voler entrare in relazione con qualcuno e perché c'è simpatico, perché ce lo troviamo davanti per mille ragioni e magari se non proprio mentire, recitare, ma comunque fare un aspetto tratto della tua identità, secondo me dicendo. A me è capitato di intervistare delle insegnanti di scuole medie e elementari e per esempio una magari addirittura ricorrere a un pseudo elemento etnico tipo altri mi da subito sì anch'io come ti sei trovata di genere anche o anche rispetto all'orientamento sessuale e qui si dire che ci conosciamo per mail era una ricerca sulle relazioni in cui comunque a seconda della persona che avevo davanti è chiaro che mi capitava più spesso di richiamare le mie esperienze passate lesbiche o eterosessuali oppure per esempio anche sempre con queste maestre c'era molto un discorso di vario di età quindi in alcuni casi mi conveniva farmi un po' infantilizzare, farmi trattare da studentessa, la ragazzetta così che quindi non sa e quindi loro in quanto insegnanti esperte che sanno quanto è duro lavorare a scuola eccetera mi dovevano spiegare le cose. Ma questo è quello che loro chiamano, fanno queste categorie, no? Dicono a noi, alle ricercatrici sono assegnati fondamentalmente quattro ruoli. La sbarbatella inesperta, esatto. Poverina quanto ingenua, che ti aiuta quando ti fanno. Ma questa è per la tua tesina, vero? Tu fai studi, allora ti aiuto. La stronzetta, che è l'altro cosa, cioè, ci sono quelli anche contemporaneamente due cose, nel senso che là io ero da un lato la studentessa di antropologia, insegnante di italiano come seconda lingua, perché prima avevo lavorato in un insegnante di italiano, quindi comunque ero una potenzialmente l'esperta che poteva vedere, giudicarle, dire ah qua state sbagliando, qua siete razziste, qua siete. E dall'altra però mi potevano trattare invece come una precaria, che studia ancora, che non fa niente nella vita. C'erano altre. A me per esempio, sempre così qua per storia, poi ognuno che ha un'idea può dire da sua, ho avuto il problema quando dovevo iniziare a fare le interviste con le donne suinamesi in Olanda, che sono quindi donne caraibiche, nere, e la mia professoressa è stessa di origine suinamese, in Olanda da bambina, e subito la cosa che ti dicono è che tu come donna bianca vado a fare intervista a queste donne nere e meglio di no, perché bloccheresti la relazione. Quindi spesso anche come il genere viene visto nel fare interviste, viene pensato come il genere entra, il femminismo entra, quando donna che intervista donna, la donna nera intervista la donna nera, la donna working class bianca o comunque la donna bianca che capisce i problemi del working class va a intervistare le working class. E quindi sulla falsa riga di questo tipo di ragionamento la mia professoressa disse no, tu non puoi andare a fare interviste da sola, tanto più che io avevo bisogno di una persona che venisse con me per fare interviste in olandese e che mi assistesse sia un po' di cosa e poi soprattutto trascrivesse le interviste a casa perché non è un grande scritto in olandese. E per me è stato difficilissimo trovare una persona di pelle nera ma che fosse anche possibilmente surinamese, è stato difficilissimo perché mi sono resa conto che i miei amici olandesi bianchi non avevano amici neri, la professoressa aveva il suo network in un'altra città e a Rotterdam non ce l'aveva, quindi a un certo punto io trovai una ragazza olandese bianca, poi per fortuna trovai anche altre due donne di origine surinamese che potevano venire con me, quindi poi io iniziai a osservare la differenza quando vivo a seconda delle loro disponibilità di tempo una delle tre. In realtà quello che successe è che quando andavo con le due di origine surinamese era l'intervista di un peggio. Innanzitutto perché per esempio una volta una, mentre facevamo l'intervista, scoprì che la signora anziana che intervistavamo era la migliore amica di sua nonna. Quindi da lì si è bloccato perché questo non raccontava più niente, perché non ha fatto tutte le figure con la nonna di questa qui, cioè quindi diventa tutto come
una roba da parrucchiere. Ma poi perché la professoressa non aveva tenuto in conto una cosa interessantissima che successe. Allora, noi, siccome era appunto anche difficile trovare la gente a intervistare, io mi ridussi a quello che per me è l'ultima spiaggia nel cercare dei contatti, che è andare nei luoghi di aggregazione e prendere di petto la gente e chiedere per favore ti posso intervistare, che per me era stato proprio l'ultimo, perché ho capito che non avevo canali io con la situazione in mese, pur abitando a Rocchio già da anni e avendo amici di Rocchio. Andando per questi bar c'erano queste signore che sono signore abbastanza tutte di un pezzo, cioè molto diverso dalla situazione che ho in Italia lavorando con le Eritree, e su questa cosa c'è una riflessione lunghissima da fare. In un momento in cui mi avvicinavo ad una signora a cui abbiamo chiesto di essere intervistata, eravamo io e questa ragazza olandese che si chiama Ellen, che è proprio, cioè, olandesissima, bianca, con i capelli azzurri, con i capelli biondi, gli occhi azzurri, magrina, così, e che avevo già notato era molto tesa. Quando ci avvicinava una signora in particolare, le chiediamo, proprio ovviamente parlava lei, chiediamo, signora, salve, noi stiamo facendo una piccola ricerca, sempre per finta che sia un po' stupido, no? Allora, stiamo facendo una piccola ricerca per sapere la storia di donne come lei che sono arrivate dal Suriname in Olanda. E non ci ha neanche fatto finire, e ci ha guardato, e lei pensava forse neanche io fossi olandese, e ha iniziato a dire, che cosa ci sarà mai da raccontare? Tua nonna era la padrona, mia nonna era la tua schiava, punto. E lei tremava, cioè ha dovuto proprio scuotere, proprio un bicchiere d'acqua, cioè ha avuto proprio una reazione emotiva. E poi questa signora si è voltata, non ci ha voluto più parlare. Ma anche poi nelle interviste che noi ci siamo riusciti a fare con altri canali un po' più protetti, un po' più sicuri, è stato molto interessante come le signore che intervistavamo a un certo punto, nonostante io facessi le domande, cioè io che mi sbracciavo, che si sto anche io, sì, loro prendevano, guardavano Ellen, che era zitta, quando facevo gli olandesi, la guardavano e iniziavano a fare tutto il possibile contro gli olandesi, cioè tutto il razzismo che loro avevano subito nella loro vita, quando erano bambine in Suriname, quando poi sono arrivate come domestiche, come lavoratrici di cura, iniziavano a guardare lei fissa e iniziavano a dire di tutto. E per me questa è stata un'esperienza incredibile, cioè se io avessi seguito, che cosa? Lei era traumatizzata, ma era una tipa tutta timida, era una tipa tutta timida che aveva tutto un complesso, una cosa. Però se io avessi dato un ascolto alla mia professoressa che mi voleva mandare esclusivamente con donne surinamesi come assistente, io avrei perso delle pagine di esplicitazione del razzismo che questa donna aveva vissuto, di spiegarle proprio dicendo voi, no? Voi mi avete trattato così. E ci sarebbero state pagine assenti. Nelle altre interviste non ci sono stati momenti di rabbia, momenti di elenco di azioni fatte contro di loro in quanto donne nere. E io poi in tutto ciò, facendo le interviste con le donne eritree in Italia, mi chiedevo, ma più che un po' parlerò che io racconto. Cioè nel senso che non è che la mia amica olandese era meno colpevole di quanto lo sia io, quanto ex italiana colonialista in Eritrea, nel senso sono colonialismi molto diversi, le storie sono state diverse, ma insomma nel rapporto con l'Eritrea qualche cosa che un po' pagherò, ci sarà una che mi farà una battuta, un'affermazione, un qualche cosa. Invece in generale l'Eritrea hanno questo modo molto carino di approcciare gli italiani, di anche io lo vedo anche se pizzevole, cioè si richiama un'altra storia del colonialismo con il legame privilegiato fetale dell'Eritrea che si collega alla retorica mussoliniana del privilegio di questa relazione, cioè tutto un perché, però da più prima o poi pagherò questo conto. E un giorno che ero in chiesa a Roma, una delle chiese eritree di Roma, di solito andavo in fondo, mi si avvicina, insomma, il 95% delle persone sono eritree, 99,9% tranne io quel giorno, mi si avvicina una bambina di 4 anni, aspetta, qui io la pago, arriva questa bambina e mi guarda così con gli occhini e mi fa, guarda, mi si lascia una parte, ma tu perché vuoi essere qui?
cioè, lei lo chiede perché tu sei qui, perché tu vuoi essere qui. Cosa succede a te che sei bianca, no? E vuoi essere qui fra di noi? Perché? Però io non potevo spiegarle tutto, ho detto, è andato un po' corto, però ho detto, questo è il punto. Invece adesso che faccio le interviste con il signore dell'Est Europa a Reggio Emilia, principalmente moldavo, ucraine, la cosa si ribalta, perché loro mi scambiano per connazionale e quindi mi parlano russo. Proprio situazioni tipo così che vado a fare osservazione partecipata nei loro corsi, proprio la CGL al Parlamento dei diritti, io mi siedo lì in fondo sempre un po' così, e loro si girano, mi fanno cose in russo, mi sposti la sedia, mi cose là. E addirittura una volta gli ho fatto una domanda al fondo a un signore appunto del CGL che spiegava i diritti pensionistici, lui mi ha risposto dicendo la sua datrice di lavoro, a me no. Per cui effettivamente questa posizionalità della, insomma, di come i nostri corpi vengono razzizzati e associati a certe nazionalità rientra. Qualcuno di voi che ha fatto interviste con persone migranti ha mai avuto la sensazione, come dice questa che parla del gruppo, come le sensazioni, i sentimenti entrano nel lavoro sul campo? Vi è mai capitato di fare interviste con stranieri? Sì, sì, no, mi è capitato, è stato un lavoro, dire breve, ma particolarmente intenso, e lì forse ho capito che non era il metodo, diciamo, di ricerca che mi si confaceva, però ovviamente, cioè, erano interviste, allora, nell'ambito di una ricerca nazionale sul lavoro domestico svolto dalle e dai migranti in Italia, e quindi diciamo soprattutto il rapporto poi sviluppato con i datori e le datrici di lavoro, però erano interviste estremamente in profondità, per cui raccoglievamo storie di vita, cioè era evidente, io insomma, come dire, avevo un po' la sensazione di incarnare in quel momento un ruolo di mediazione tra la loro esperienza di vita e il contesto istituzionale. Cioè, comunque, in questo senso però appunto non ho sperimentato diciamo un rapporto, cioè la componente della razza, del genere e della classe, in questo senso non l'ho sperimentata direttamente in quel tipo di intervista, anche perché ero arrivata a queste persone attraverso un luogo protetto, che era un ufficio dedicato ai migranti della CGL, quindi l'ufficio straniero della CGL di Roma, e quindi già, diciamo, io in qualche modo rappresentavo una persona di fiducia, cioè una persona che già veniva individuata come appunto una persona a cui poter raccontare tutte le cose, ma presupponendo però che io potessi avere un potere, diciamo, in qualche modo, che ovviamente non avevo, che però, diciamo, in questo caso era anche il potere della conoscenza, perché poi era chiaro che stavo facendo un lavoro con l'università, e però percepivo dall'altro lato che quello per loro era un modo, un metodo importante, diciamo, per poter far sentire la propria voce in qualche modo anche a livello istituzionale. È stato impegnativo proprio perché c'era un carico, cioè le storie erano tutte storie molto pesanti, sia per quanto riguarda ovviamente il percorso di migrazione che l'aveva condotto fino a qui, sia per quanto riguarda proprio il rapporto di lavoro servile che in particolare un ragazzo pakistano che aveva un datore di lavoro maschio, e erano stati tremendi i suoi racconti, quindi lì era difficile mettere un filtro tra il coinvolgimento emotivo nei confronti di questa storia, tra abusi della polizia, cioè veramente di tutto, mettere appunto un filtro tra
il carico emotivo che anche in me veniva sollevato, e quindi cioè, arrivavo alla fine per riuscire a fare questa cosa che ero veramente cioè, distrutta proprio anche fisicamente, perché è impegnativo gestire appunto anche la propria, no? affettività, perché poi appunto dall'altro lato c'erano persone che mi regalavano la propria affettività in quel momento, e quindi sì. Quello è un esempio ottimo, perché l'esperienza di cui sta parlando Beatrice è una grande inchiesta che hanno fatto capeggiata nella sala di Bologna qualche anno fa, per cui io e Bea, che non ci conoscevamo all'epoca, eravamo entrambe pagate per fare queste interviste. Ti arrivava da Bologna, ti pure tu? Ti arrivava da Bologna l'elenco di domande, che erano più di 20-30 domande, l'intervista durava minimo 2 ore, ed era, io avevo già fatto interviste per conto mio, mi trovai anche molto a disagio a dover per forza farle tutte queste domande, tu non le potevi saltare. E siccome erano domande tematiche, erano, mi pare, 8 nuclei tematici, poteva esserci che alla fine del nucleo tematico sui rapporti familiari, per cui ti avevano appena parlato dei bambini che avevano lasciato a casa, e c'era creato un momento anche di intimità e anche di ascolto rispetto a quella storia, il nucleo subito dopo era, forse te lo ricordi, e, cosa fai nel tempo libero? Che programmi in TV guardi? Quindi da sé lei ti aveva appena raccontato una cosa, immediatamente c'è. Ecco, cambiando decisamente argomento, ti devo chiedere che tipo di programmi televisivi guardi la sera? Così. E ti sentivi veramente poco delicata. Mentre la storia non facevi rispetto alla storia. Una domanda, anche un commentario, perché come può essere questo caso che stai raccontando? Uh-huh. Perché una cosa è provare, saggiare, fare una intervista da una prospettiva femminista, però se il disegno della ricerca non è femminista, va. In questo caso per me è evidente che non c'è un disegno femminista della ricerca, perché non può essere giustissimo. Io ho fatto anche la intervista, mi sento molto... condivido la tua esperienza un po', ho fatto tanta intervista, però della ricerca che ho fatto in Cile sul maltrattamento, la violenza nella coppia lesbica, è stato così impegnativo come nel tuo caso, perché ho dovuto il mio disegno un po' senza esperienza, no? Guidata per una professoressa femminista molto, molto brava, però un po' esploratorio, senza avere neanche un modello né teoria né per arrivare a fare questa ricerca. Per fortuna ho avuto questa assessoria, la tutoria della professoressa, e che mi ha detto, guarda che, attenzione, che questo sarà un lavoro molto impegnativo. Ho dovuto chiedere un permesso speciale per fare la ricerca per tanti anni, perché era una ricerca di laurea, ha finito come ricerca dottorale, quasi 3 anni lavorando per una ricerca di laurea. Perché per fare non solo il disegno della ricerca, anche il modello della intervista, ho dovuto fare un lavoro profondo di prospettiva femminista, come di approach femminista alla persona che si intervista. Quindi io ho dovuto andare, l'ho fatto perché voleva farlo, così era il mio impegno. Sono andata a diverse case, soprattutto una che era femminista, una casa che faceva l'accoglienza di donne che avevano vissuto maltrattamento nella coppia, e che
era un centro femminista e che anche aveva fatto accoglienza qualche volta a lesbica che vivevano il maltratto. Quindi prima di andare a fare l'intervista ho dovuto sentire questa situazione nella casa e con l'aiuto di tutte le donne di lì ho fatto il disegno della ricerca e il disegno dell'intervista. Cosa si può parlare? Come chiedere, come fare una domanda? Quando fermarti? Devi prendere attenzione per non aprire un canale, non so, una via che sembra di essere terapeutica nell'intervista. Non so se mi spiego. Quando sì. Che è molto pericoloso lavorare sul tema, per quello che tu hai detto dei migranti. I migranti è anche così impegnativo, quindi penso che non si può fare una... Non esiste una tecnica, come non si può parlare di una tecnica femminista, però sì si può parlare di un disegno femminista. Senza disegno femminista non si è fatto. Sì, infatti le mie interviste duravano mediamente 4 ore, anche di più, 4-5 sì. ore alla fine, perché certo per, sì, mi sono auto. Ma perché c'era questo problema qua, non posso interrompere un racconto di vita così intenso, cioè questa persona, è capitato anche con una donna di origine filippina che piangeva di rotto parlando dei figli, cioè cosa fai? Però cosa hai visto ieri sera? Anche questo è possibile. Dopo di aver fatto un'intervista, io tutte le volte che facevo un'intervista, e tornava in questa casa delle donne e per fare il laboratorio che facevano lì, ho fatto la biodanza, ho fatto tutto quello che si faceva lì, anche l'ho fatto, perché era con una intervista era una esperienza del corpo brutta, forte. Diciamo che cioè il discorso del trauma, le interviste che parlano di traumi andrebbe fatto proprio un discorso a parte. E sinceramente io non sono la persona più obbligata per farlo, lo ammetto, perché io non ho avuto tante esperienze di interviste traumatiche. Una ieri pomeriggio, non più a caso, cioè non è, io non faccio interviste sul tema della violenza. Lì c'è un mondo, ci sono studiose che fanno da 40 anni interviste solo e esclusivamente a donne vittime di stupro, a... C'era questa studiosa che è molto famosa, si chiama Selma Lagerstof, che è un'olandese che è andata in ex Jugoslavia a fare interviste a donne che erano state violentate da soldati olandesi. E quindi quando le parlavano a lei, le parlavano in quanto madre, sorella, amica, moglie di queste. Lì c'è veramente un tema che è l'intervista sulle esperienze di trauma, di violenza, anche violenza da vari, un'amica che fa una cosa sui bambini sopravvissuti all'olocausto, facendo un'intervista. Io veramente su quello alzo le mani, perché non è un'esperienza che ho né dal punto di vista umano né dal punto di vista lavorativo professionale. Però mi chiedo appunto, sì, nel senso magari che ne so, una può dire è stato troppo faticoso, non lo farò più. Però trovare strumenti invece per entrare in relazione con quel tipo di esperienza, trovare un modo intelligente per portarla, scrivermi un libro, faccio un documentario, faccio una cosa, è un'esigenza politica, forse più che non per le esperienze non traumatiche, cioè nel senso c'è un'esigenza di relazione. Che mi veniva da collegare quello che dice adesso sul trauma su quello che diceva Bea sulla teoria del soggetto, no? Cioè, di fatto, secondo me, la pratica di ricerca femminista ti predispone necessariamente a collocare il soggetto in sua forma di soggettivazione. Allora, per esempio, una cosa che tu scrivi nel tuo libro sulle ragazze di Smara è, attraverso l'intervista che hai fatto a questa ragazza, quella che doveva vestirsi in livrea e stava chiusa nella stanzetta, che è necessariamente, se lo vuoi, un'esperienza traumatica di chi è stata veramente ridotta a oggetto di servizio, no?
lei non l'ha vissuta in modo completamente, non traspare la drammaticità o il trauma, però un trauma in qualche modo c'è. E lì c'è la soggettivazione di questa persona, o il soggetto nella sua storicità, che ha poi tradotto la sua esperienza in modo diverso. No? Il fatto che la pratica di ricerca femminista si chieda sempre dove, quando, chi, come, il colore, la classe, la cultura, il background, la storia coloniale, si chiede sempre tutte queste cose prima di arrivare a una conclusione olistica, diciamo, e magari non ci arriva nemmeno, però almeno descrittiva della situazione, deve chiedersi tutte queste cose. E allora, la somalianese che ti manda a quel paese, e tranquillamente perché ha vissuto l'esperienza della tratta o ce l'ha molto ben presente l'esperienza della tratta, cosa che non è successa in Eritrea, che ha un'esperienza del rapporto serva-padrona diversa da quella che ha nella situazione postcoloniale dell'Eritrea a Roma, e che dicendo situano quella donna in un contesto completamente diverso anche se il colore è simile. Allora, la ricerca femminista è questo che ti permette di fare, ti permette di rompere gli universalismi, ma anche di ricollocare le persone non solo nel loro contesto storico, ma anche nella loro possibilità di empowerment. Ed è quello che secondo me è anche l'elemento rivoluzionario della ricerca femminista, o della pratica di ricerca femminista. Sì, condivido appieno. A me viene da dire che per me, in un certo senso, è stato più facile rispetto a questo tipo di trauma lì, perché tu hai ragione che anche questi sono traumi, però mi è sempre, cioè quasi sempre, mi viene da dire, capitata gente che è incazzata, cioè che nell'intervista tirava fuori proprio la verde e generalmente lei già metteva in articolazione, cioè già era arrabbiata. Io mi ricordo questa collega albanese che lei praticamente faceva un elenco di signore che aveva intervistato come domestica albanese in Grecia, tutte piangevano durante le sue interviste. Io ho fatto decine e decine di interviste e quando mi è capitato che queste persone che piangevano erano i figli, adesso sto intervistando figli, quindi gente di mezza età che ha i genitori anziani e impiega una signora straniera per prendersi cura di loro. Questi figli sono in situazione di stress emotivo, di trauma, perché il genitore sta morendo fondamentalmente. Sì, sì, sì. Cioè, quindi chi c'ha la mamma o il babbo malatissimo e c'è bisogno di assistenza. Sono state per me volte in cui la gente mi si è messa a piangere in intervista. Per dirvi come l'italiano, allora stiamo parlando di un soggetto vulnerabile in quel momento lì, la signora che durante l'intervista si incavola per una cosa che è successa 30 anni prima, è un soggetto che ha avuto tempo di rielaborare, arriva da me, ma col mello davanti alla povera Ellen che non c'entrava niente, e le sputa in faccia la sua rabbia. E anche quello forse va collocato nel perché oggi, perché quando è più in questo momento e qual è la storia passata. Però io c'ho il treno alle 6, ma volevo chiudere con questo audio che avevo detto, ma voi dovete andare? Cioè... poi c'è un'altra cosa qui, quindi devo chiudere. Allora chiudiamo. No, sentiamo l'audio. Siete sicuri, perché sono l'audio? No, sì, c'è qualcun altro che vuole intervenire. Infatti se ci sono altri interventi. Rinunciare. È intimidatore. No, ma lo so che c'è qualcun altro che vuole intervenire, che ha delle cose da dire. Anche se sta giocando col telefono. No, dicevamo se c'è che sempre detto. Oh, aspettiamo l'audio oppure se però magari vediamo anche un po' le fila. Sì, abbiamo detto. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che il femminismo non è un metodo, non è una tecnica, non è un cappello che ti metti, ma è una presa di consapevolezza. E soprattutto in un'ottica intersezionale è di consapevolezza delle multiple posizionalità che tu hai nel momento in cui fai la ricerca di terreno e che le persone con cui entri in rapporto, che stai intervistando o anche nel caso di gruppi quando fai l'osservazione partecipata hanno in quel momento quello specifico istante quando siamo tutti in trasformazione. E sicuramente questo rientra nel quadro teorico e metodologico che ha fornito Beatrice, nel senso che ciò non sarebbe possibile, nel senso se tu vai da un professore di sociologia super
e gli dici guardi, io quella domanda non l'ho fatta perché quella signora non mi sembrava il caso di porre questa domanda, mi sembrava fuori luogo, oppure no, ti dicono che tu hai sbagliato, il questionario è errato, e quindi tu, come il mio amico francese mi ha detto, ma allora la tua tesi massima non vale il tuo perché hai intervistato una mamma di una tua amica. Quindi ciò non sarebbe possibile dal punto di vista della tecnica se non fosse stato predisposto un avanzamento, diciamo un, non lo voglio chiamare avanzamento perché altrimenti diciamo quella retorica delle sorti progressive, però diciamo dal nostro punto di vista un avanzamento, perché linguisticamente parlando non avrei potuto fare questo tipo di ricerca, cioè tra l'esperienza che hai avuto te e quella quando mi faccio io la mia esperienza di campo, proprio perché io lo posso fare in maniera femminista e il consorzio di università che disponeva quei questionari non faceva ricerca femminista, come ha detto lei molto bene. E altre cose che vi sembrano importanti da, per esempio quando facciamo le interviste noi, tipo io e i miei amici, c'è sempre questa domanda finale che adesso stiamo facendo anche voi senza volere, che è se ci sono altre cose che vi sembrano importanti e che noi non abbiamo detto, non ho toccato, ma sono rappresentative per una persona che ha avuto questa esperienza simile alla tua, cioè dar per scontato, cioè mettere in discussione il fatto che tu probabilmente non ci hai capito niente, cioè che in quel momento avete fatto un'intervista di un'ora e mezza e tu ancora non hai capito niente, e quella persona ha lasciato di dirti scusa, volevo aggiungere un dettaglio che forse tu non hai pensato ma per me è stato fondamentale. Lo ritrovi? Sì, assolutamente sì. E poi cioè, non so se vi è mai capitato di essere di voi intervistati. E la differenza tra quando ti intervista qualcuno o qualcuno, anche c'è cioè, dei colleghi che sono la figlia femminista, non sono uomini, che fanno, non so, lo senti, che stanno utilizzando in una maniera diversa. Ma è successo con delle migranti invece, che è stato un'intervista con delle donne migranti che svolgono un lavoro di cura, è successo spesso che in realtà un'intervista si ribaltasse. E anche questo cioè, è interessante, perché capisci anche quali sono le loro curiosità rispetto a chi tu sei, a come ti poni, a perché vuoi sapere quello che le stai chiedendo. Anche perché spesso le donne dell'est sono molto assertive, non sono affatto dimesse, insomma. Per cui questa cosa succede molto, anche perché spesso all'età delle loro figlie, quindi c'è un transfer molto forte, anche generazionale. La questione della generazione è molto importante, secondo me, nelle interviste. A me è successo molto spesso che in gruppi di lavoro, di ricerca, la distribuzione delle intervistatrici, soprattutto su questioni di femminismi, appunto, venisse valutata alla luce dell'età dell'intervistatrice, della persona che andiamo a intervistare, ovviamente. Perché il non detto fra generazioni simili è molto forte. Persone che hanno la stessa classe di età simile, dare per scontato, o i conflitti ovviamente. Potremmo parlare tutto il giorno. No, però appunto adesso pensiamo che sia andata via la ragazza che entra molto prima sulle esperienze in Cile, però secondo me lei ha centrato proprio, cioè ha riassunto un po' quello che abbiamo cercato di dire, cioè appunto, come dicevi anche tu adesso, non esiste un metodo femminista, non esiste una metodologia femminista, io continuo a ritenere che esista un'epistemologia femminista proprio per il discorso che facevo prima, teoria del soggetto collegata a una teoria della conoscenza, e appunto la biologia secondo me è un, per quanto possano essere sembrati diciamo due esperienze molto diverse tra di loro, però secondo me è appunto un esempio del fatto che evidentemente la ricerca biologica funziona per tutti più o meno nello stesso modo, per cui gli strumenti che usi sono gli stessi, i metodi che usi sono gli stessi, che non possono essere definiti femministi, insomma il metodo sperimentale è codificato in un certo modo, e però possono produrre degli esiti femministi, soprattutto se avvengono diciamo in un contesto che ha subito un contraccolpo forte da parte della teoria femminista, e se c'è appunto, come diceva lei, un disegno femminista della ricerca. Per il resto, appunto,
appunto io utilizzo sempre come principio regolatore delle mie ricerche il metodo genealogico Foucaultiano, che secondo me è il metodo più adatto a quello che io voglio fare in quel momento per ottenere un esito che io individuo all'interno, diciamo, di un'impresa di tipo femminista. Posso fare una domanda? L'ultimissima. Sì. Si può anche dire, secondo voi, che il femminismo si instaura anche a seconda del grado di fiducia e di parità che intercorre tra chi fa l'intervista e l'intervistato? Cioè, tu non parti, magari tu sei femminista, vuoi fare un'intervista o una chiacchierata in quel senso, no? Però non usi una metodologia particolare, però cerchi di instaurare un rapporto a pari, no? Io lavoro con le migranti, quindi quello è il mio primo problema, perché tante volte le donne migranti sei stereotipata, no? E rischi di esserlo. Però le discussioni che poi riescono a giungere a una presa di consapevolezza femminista da parte di entrambe sono quelle che sono più lisce e in cui appunto si instaura un grado di fiducia, no? Tra quella che intervista, che poi diventa l'intervistata, perché anche a me è capitata la cosa che si fa dei ruoli ribaltati, quindi mi chiedevo anche se... Questo. Qui dobbiamo sentire l'audio in cui questa che mi inizia a trattare male, cioè nel senso che per esempio lì succede proprio il contrario di questo, qui si crea una distanza tra me e lei mi inizia a dire che cioè, cerca di far pesare la differenza, di battere la differenza di classe e di educazione fra di noi e bando degli ignoranti a tutti i cittadini in compresa. Io non ci credo tanto alla cosa della parità, cioè sono due cose diverse, cioè, appunto è il momento dell'intervista che noi vorremmo, l'intervista ideale è quella che dicevi tu, per cui ti senti che stai facendo teoria insieme, quindi c'è la parità, in quel senso cioè siamo entrambi protagoniste di questa conoscenza che stiamo acquisendo e degli strumenti per capire l'esperienza, quello che è successo e come tu l'hai memorizzato, l'hai decodificato, in tutto il... Non è detto che però non ci siano interviste in cui in realtà ti stai pure antipatica con l'altra persona, lei se ne va dicendo io ho perso il mio tempo con questa ragazzina, tu te ne vai come è successo a me dopo quella, cioè io questo devo rispondere perché sono stata zitta mentre lei offendeva me e non so perché commento tutta l'Italia, cioè non sono mai padronata in quel momento, sì, e una serie di cose per cui dici ma perché io mi devo autocensurare solo perché la sto intervistando quando lei invece può dire tutto che passa per la testa. Questa però secondo me è un'intervista che a me mi ha insegnato molto di più e ci scrivo un capitolo, cioè nel senso non so come dire, ecco la, dipende sempre cosa tu più vuoi fare. E degli imprevisti che si impara anche. Eh sì, allora cosa mi impara? Lei ti dice molto di più sul percorso di una donna polacca che è venuta in Italia 10 anni fa, bla bla bla, tutto quello che è successo, che non quella lì che mi ha raccontato la solita storia, la solita cosa, ecco, magari c'è stata anche più intimità, però non c'è quella cosa in più. Invece lei siccome c'ha sto caratterino, no, infatti femminista. Anche perché poi cioè, l'intimità non è che per forza esito di una parità, cioè non so se... No, io ho fatto un esempio, cioè, perché quelle più... Cioè, è chiaro che tu quando senti di aver comunicato veramente con la persona o quello che per te è comunicare veramente, perché poi anche una che ti insulta è vero, cioè, non è succede solo, no? Due volte te ne vai più contenta, no? Però comunque secondo me il femminismo non è cioè cercare di annullare delle disparità di potere che si possono creare nelle relazioni, ma è riconoscerle. Quindi anche quando tu fai esperienza di questa disparità di potere in un senso o nell'altro o in maniera mista su piani diversi, il punto sta nella tua capacità di cosa te ne fai poi di quello. Cioè quindi se lo riconosci, se pigli quella intervista e dici ah cazzo, mi fa male, togliamola di mezzo, ne faccio un'altra, se cerchi di mistificarlo, oppure se ne trovi delle conseguenze politiche. No? Sì, no, la trasparenza è proprio anche una assunzione di responsabilità per entrambe le parti. Ma
mai visto, quelle che tu sei già stati, quelle con cui si prende c'è l'imparato, quella cosa tipo, io verso la stessa che sai, cioè, fino adesso mi sono portata questa idea, proprio a chiedersi sono d'accordo sulle tue ipotesi di ricerca. Se no, dopo che ti ho già fatto già tante, poi con le ultime veramente, cioè, continui a registrare, però inizia proprio la fase perché capisci che è la persona che vorrebbe collaborare al progetto. No, mi devono entrare, mi sa. Vabbè, vi volevo dire solo questa cosa, che tutto quello che avete detto mi è servito per rafforzare la convinzione che ha ragione Harding, perché quest'ultimo, questo terzo punto della definizione appunto dell'approccio femminista come una robusta pratica riflessiva gender sensitive, effettivamente adesso la vedo, prima mi sembrava un po' più debole rispetto agli altri, e quindi grazie. Facciamoci.